Ciao ragazzi, allora oggi vorrei parlarvi di Dragon Ball. Come sapete, Dragon Ball è un'opera creata dalla mente raffinatissima di Eiichiro Oda e che praticamente ha fatto sognare generazioni. E in particolar modo vorrei parlarvi dei dialoghi italiani di Dragon Ball. Di cui praticamente sono stati artefici principalmente e quasi esclusivamente, principalmente soprattutto per la maggioranza, Tullia Piredda, una doppiatrice e dialoghista, anche assistente al doppiaggio che si ritira dal 2009, e anche Manuela Scaglione, Paolo Torrisi e in minima parte anche Alberto Olivero. Alberto Olivero però solo per quanto riguarda Dragon Ball Z, anche se con l'unica frase sua, una vita senza ideali non è degna di essere vissuta, fa parte, diciamo, del mare magnum di dialoghi di Dragon Ball Z, anche se non è stato utilizzato all'interno dell'anime, però anche lui ha contribuito, quindi è giusto ricordarlo. Però io vi vorrei parlare di questo, perché io, dopo poco meno di 2 anni, anzi più di 1 anno e mezzo, sono riuscito a creare il più grande archivio di amatoriale di tutti i dialoghi di tutti i film italiani con il doppiaggio di Paolo Torrisi di Dragon Ball. E quando parlo di questo, io non intendo dire tutti i dialoghi. Io intendo dire di tutti, parlo di Dragon Ball, di Dragon Ball Z, di Dragon Ball GT, di tutti i film di Dragon Ball, quelli doppiati nel 96 e tutti quelli doppiati nel 2003. Il più grande archivio completo a livello mondiale di tutti i dialoghi. Lo trovate sulla mia pagina Facebook, Lorenzo Testa. Adesso voglio farvi vedere, per esempio. Sicuramente ci sono, magari molti fan apprezzano, no? Paolo Torrisi, che è stato un grande doppiatore, tutti quanti sanno il perché, però non ci torno sopra. Però magari, se uno vorrebbe magari cercare di capire, no? Dragon Ball, meglio Dragon Ball, meglio che tipo di persona fosse Paolo Torrisi, è possibile indagare e studiare anche un po' il linguaggio di Dragon Ball Z attraverso i dialoghi, che sono sicuramente fondamentali. E nonostante tutti gli errori che sono stati fatti, che fanno parte della trascrizione, Dragon Ball rimane comunque un'opera immortale e leggendaria, che raccoglie successi di svariati milioni di persone in tutto il mondo, ancora oggi a 22 anni dalla trasmissione di Parlo di Dragon Ball Z, doppiato da Torrisi, diretto da lui, ma soprattutto dall'86, quindi da Akira Toriyama, parliamo da ben 36 anni, Dragon Ball, ho riassumo tutti. Quindi, parlando di questo, vi volevo dire questo. Per esempio, vi potrei citare alcune frasi, no? Per esempio, anche Tullia Piredda è stata una persona estremamente schiva, ancora di più di Paolo Torrisi, però è possibile capire qualcosa un po' della sua personalità anche attraverso questi aforismi, dialoghi, partorì dalla sua mente. Per esempio, se io vado qui, no? Ok, cerco, se io cerco, no? Vi faccio vedere, se io cerco su Facebook, allora, Paolo Torrisi, per esempio, no? Oltre ad apparire tutte le foto del gruppo, se io vado qui sopra, no? Su post, come vedete, seconda voce, dopo tutti, post qui sopra, no? Ci sono tutte le frasi di Paolo Torrisi, come vedete. Questa frase qui, per esempio: un uomo non può sottrarsi al suo dovere e deve combattere sempre contro il male. Questa è una frase di Torrisi, per esempio, quando combatteva contro Cooler, mi sembra. Poi anche questa è una bella frase. Senti, Junior,
Gohan ha in lui una forza che noi tutti non riusciamo nemmeno a immaginare, è davvero straordinario. Prova un po' a pensarci. Ha combattuto al nostro fianco fin da quando era piccolissimo e non puoi non ricordarti di quanto fosse coraggioso. Credimi, io alla sua età non ero così in gamba, quindi è chiaro che Gohan ha qualcosa di speciale. Bellissima anche la frase di Alberto Olivero, una vita senza ideali non è degna di essere vissuta. Però, ancora, ce ne sono tantissime, per esempio. Anche un rifiuto può diventare un eroe con la forza di volontà, sempre i valori. Vedrai che ce la farà, non dobbiamo preoccuparci, la sua vera forza si è manifestata mentre eravamo nella stanza dello spirito del tempo. Di un po', figliolo, tu pensi che il mio livello e quello di Cell siano troppo elevati perché tu possa superarli? O ancora, queste sono tutte frasi di Palotoris. Gohan hai combattuto in modo impeccabile, bravo, mi raccomando, devi dire alla mamma che mi dispiace tanto, sono stato troppo egoista, quella l'ho fatta soffrire, in bocca al lupo, figliolo. Qui è quando Goku si sacrifica per tentare di distruggere Cell, corpo perfetto. Ma ancora, questa frase qui, molto divertente pure. Una volta Bulma. Questa frase secondo me fa vedere anche un po', diciamo, il rapporto di grande goliardia e ironia che c'era anche tra Emanuela Pacotto e Paolo Dorisi. Una volta Bulma mi disse che ero io la causa, se la Terra era sempre colpita o attaccata da terribili mostri, e secondo me non aveva tutti i torti. Secondo me non ha tutti i torti. Una frase di Paolo Dorisi. Oppure ancora, venite a me. Tu cielo e tu terra e tu mare, e voi tutti esseri viventi che popolate questo pianeta, dividete con me una minima parte della vostra energia per il bene di tutti. Ve ne potrei dire anche tante altre. Adesso vai, figliolo, devi riportare la pace sul nostro pianeta. Vuoi riprendere gli studi, no? Poi c'è anche questa. Non so che cosa abbia fatto Cell, però io ero al 100%. Tu pensavi che ci stessimo riscaldando, che non facessimo sul serio, vero? Mi spiace, ma non posso permettermi di far passare troppo tempo. Questa è un'altra frase tua. Prima di dire una cosa del genere dovresti accertartene. Sono senza forze, sempre in modo di. Ci sei, dice, intervenuto, sempre durante la lotta di Runella. Mi spiace, figliolo. Io avrei dovuto mangiare subito il fagiolo di che iella, avrei dovuto mangiare subito il fagiolo di Banzara. Poi c'è anche un'altra frase bellissima. Queste sono alcune delle frasi di Paolo Dorisi, però ce ne sono anche tante altre. Urca, pure per esempio, una frase diceva sempre lui, però ce ne sono anche tante altre. Allora, per esempio c'è questa frase di Tullia Pireta, per esempio, no? Mo ve ne dico alcune e poi chiudo per farvi capire. Come vedete, se io cerco Tullia Pireta, questa è la foto che appare sul coso di Antonio Genna, però se cliccate qua sovrapposto, vedete ci sono diverse frasi. Frasi di Tullia Pireta, tipo per esempio, ma che fai, sei impazzito? È sceso in campo un altro coraggioso sfidante, che sia l'eroe destinato a salvare il nostro pianeta lo scopriremo presto, no fermatevi, restate dove siete, cosa? Io mi farò esplodere insieme a questo brutto essere, dovete sapere che il mio corpo è predestinato per esplodere come fosse una bomba, questo praticamente è il mio asso nella manica, la mia arma segreta, non avrei voluto coinvolgervi ragazzi, ma purtroppo devo farlo, non ci sono alternative, se lei può essere forte, finché vuoi, ma tra un po' di te non resterà che un mucchietto di cenere. Pure ancora. Che questa pure è bella. Nonostante una brutta ferita sulla fronte, il coraggioso piccolo Super Saiyan avanza verso il suo nemico. L'allenamento al palazzo del suo regno, gli insegnamenti del padre, il suo costante incoraggiamento hanno avuto sul giovanissimo Gohan un risultato strabiliante. O ancora. Un fatto assolutamente terrificante accadrà a questo pianeta, un evento spaventoso che mai i nostri occhi hanno veduto prima e al quale temo non ci sarà rimedio. Questa è una frase di Cell Supremo, poco prima di ricongiungersi con Union, per riuscire a sconfiggere i Cyborg e Cell. O ancora, a me invece non interessa affatto combattere, l'hai capito? No, non mi va di farti fuori, anche se sei un essere malvagio e spregevole. Sono diverso da mio padre, a me non piace affatto combattere. O ancora,
Questo è molto divertente, una frase dice Darles. Credo di essere stato davvero molto fortunato a sbattere la testa da piccolo, almeno non sono diventato come te. C'è questa frase pure bella. La dice Junior a Goku. Piace moltissimo, sono un video su YouTube, ha fatto 3 milioni di visualizzazioni. Mi spiace Goku, sei fuori strada. Tuo figlio è molto diverso da te, a lui non è mai piaciuto combattere. Che cosa hai in mente? Che cosa vorresti dimostrare? Sentiamo. Hai affrontato con lui questo problema? Cosa credi che stia pensando in questo momento? Certo non ad arrabbiarsi, forse si sta domandando perché suo padre non corre ad aiutarlo, visto che sta soffrendo in quel modo atroce. Si chiederà se la correttezza in un duello tra uomini valga di più della sua vita. Come fai a non capire? Sarà anche il guerriero più forte del mondo, ma resta pur sempre un bambino ed è tuo figlio, Goku, tuo figlio. Fai pure come ti pare, ma io vado ad aiutarlo. E poi infine ci sono anche delle belle frasi. Di frasi lui la viredda così, ce ne sono qualcosa come più di una ventina. Pure di Paolo Doresi ci sono più di una ventina di frasi. Di Manuela Scaglione pure. Manuela Scaglione. Solo Manuela Scaglione. Ecco qua. Ci sono tante frasi sue. Se io vado sempre sul post, ci sono tante frasi sempre della mia pagina. Per esempio questa. Basta adesso, mi sono stancato, non ha nessun senso combattere in questo modo. Questa è una frase che dice 6. Così ti sei spaventato e mi stai dicendo che dobbiamo interrompere il torneo perché per te non ha senso. Ho capito bene. Esatto. No, te lo scordi, per me tutto questo ha senso e come. Dopo che mi sarò sbarazzato di te, eliminerò i tuoi cari compagni uno per uno e per il resto dell'umanità. Poi vediamo. Poi anche una bella frase che dice. Mi sembra sia sempre tu la piretta, devi avere fiducia in te stesso, ma ce ne sono tante altre. Le frasi più profonde sono state scritte quasi tutte da tu la piretta e da Coso, da Paolo Torrisi. Però c'è persino qualche frase, anche di Dragon Ball Super, ma di Dragon Ball Super ci sta solo qualche frase di Manuela Scaglione, perché tutte le altre per una scelta precisa non le ho inserite, perché dal mio punto di vista non sono le più belle. Quindi no. Però per esempio una frase, no? Che fa capire l'importanza dei dialoghi. E da lì, e dai dialoghi, e poi diciamo si va effettivamente a creare tutto quel capolavoro immenso che anche dal punto di vista del doppiaggio e per come è stato reso, Dragon Ball è diventato un'opera che ha riscontrato consensi di centinaia e centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Perché? Perché parlo dell'anime? Perché praticamente, no? Per esempio, questa semplice frase, questa semplice frase, devi avere fiducia in te stesso, che viene utilizzata per ben due volte, per esempio, da Tu la piretta. Allora viene utilizzata sia durante la frase, durante la saga di Freezer quando Junior combatte contro Cell, scusa, durante quando Junior combatte contro Goku, sempre Long Covid, no? Che mi fa dire sciocchezze. E poi anche quando durante la saga di Saiyan, quando diciamo Junior cerca di convincere Gohan durante il combattimento a dare il meglio di sé e a combattere contro Nappa in maniera più efficace, gli dice Junior dice a Gohan: devi avere fiducia in te stesso. Questa frase, per esempio, no? È una frase interessante, molto, perché praticamente fa capire, no? È una frase apparentemente semplice che però fa capire e sprona uno Gohan a credere di più in se stesso, avere effettivamente fiducia in se stesso, due a valutare meglio le sue forze, avere più consapevolezza di sé e a trovare la forza per sconfiggere l'avversario, magari senza questo semplice incoraggiamento. Gohan non riuscirebbe a combattere in un certo modo. Questo vale in quel frangente, ma anche durante la saga di Cell e in tante altre saghe. Quindi, per esempio, questa è una semplice frase: devi avere fiducia in te stesso. Sono
Sono quattro parole, ma queste quattro parole dicono tutto. Senza questa semplice frase, l'intera saga non sarebbe la stessa. Come così certe volte ci sono un paio di parole, no? Un paio di frasi. Magari papà, aiutami, perdonami, semplice frasi, no? Che apparentemente staccate sembra che non rappresentino nulla, però in realtà sono estremamente significative, perché prese all'interno dei diversi dialoghi o vanno effettivamente a rafforzare determinate espressioni che fanno parte di quella saga o la caratterizzazione del personaggio, fanno capire meglio determinati spunti che ti offrono all'interno della saga. Bellissima la parte in cui Vegeta si sacrifica per esempio per salvare Gon, per salvare il pianeta, distruggere Majin Buu, detto anche fatto Buu, non ci riesce, così come anche quel momento in cui Gon cerca di distruggere Majin Buu, tutti quanti riflettono sul fatto che Gon e tutti quanti, Goku in realtà è sempre stato d'aiuto, un'ispirazione per tutti, anche per lo stesso Vegeta, nel quale è sempre stato rivale. Oppure ancora, quando per esempio, quando Vegeta colpisce Trunks, doppiato in quel caso dalla Bonetto, che non vuole che, diciamo, lo segua, capisce l'importanza di riscoprire il valore della famiglia. La stessa cosa quando Trunks combatte contro, ci sono quattro visioni della vita che si vedono in Dragon Ball, quando Trunks combatte contro Vegeta perché non vuole che Vegeta lascia essere completa la sua trasformazione. Trunks agisce più in maniera, diciamo, e pondera meglio le strategie e capisce che potrebbe diventare più forte di loro. E Vegeta invece pensa che in realtà dice una frase che forse non ho inserito, che è più o meno questa. Dice: vuoi vedere come questo essere perfetto? Voi siete sempre stati guerrieri per eccellenza, no? Lo dice se la Vegeta, e poi Vegeta lo aiuta a completare la sua trasformazione. Quindi viene Vegeta, che è sicuro e sente di poter battere Cell anche dopo che avrà assorbito C18. O ancora le altre due visioni, la visione di Goku durante la saga di Cell, successivamente quando diventa corpo perfetto. Tutti quanti non credono che diciamo, Goku ce la possa fare, che Gohan possa riuscire a battere Cell. Goku invece ci crede perché ha sempre creduto in se stesso, perché ha visto la prepotenza di Gon nella stanza dello spirito e del tempo. Anche se poi alla fine Junior si scopre per ragione, perché poi all'inizio non riesce, in difficoltà a battere Cell. Però poi alla fine Goku alla fine ritorna ad avere ragione, quindi cambia anche un po' il ritmo della narrazione, perché in realtà lui era l'unico che aveva avuto fiducia in Gon, e alla fine Gon riesce a sconfiggere Cell. Per esempio, altre due visioni della vita: la visione della vita di Goku, la visione della vita di Gohan, la visione della vita precedentemente quando Cell vuole diventare corpo perfetto, la visione della vita di Trunks, la visione della vita di Gohan che si contrappongono l'una all'altra durante la saga, e la visione della vita di Cell che cerca di fare tutto per diventare il più forte, ma che comunque lascia un insegnamento a Trunks quando gli dice: tu hai puntato tutta la potenza, sei uno sciocco, non hai capito nulla. Ci tenevo a dirvi questo. Quindi se vi va potete mettere mi piace alla mia pagina, se magari amate Dragon Ball e se magari vi va di rispettare il mio sforzo. O se non volete farlo, se cercate un archivio completo, lo trovate su Facebook ed è l'unico archivio completo di tutti i dialoghi, tutte le frasi più belle che siano mai state scritte. Non di tutte, ma insomma di tutte quelle più significative. Ecco. A presto.